per un incontro con le diocesi, con le confraternite della diocesi, per il giubileo. Come si dice? Il 20 agosto in cattedrale, il suffragio non si vive a Natale. Solamente tutto l'agosto di Natale, perché teniamo ancora la festa di San Ciro, ne facciamo anche la festa d'estate, te la divisione qua. E da quel momento è cominciato. Lui, Puttini che stava lavorando, infatti di su, è allarmato. Con l'amministrazione, con l'amministrazione. Noi siamo molto bravi a trovare le cose che ci dividono, ma non siamo bravi a trovare le cose che ci uniscono. Allora, all'insegna del Vescovo Natale credo che si possono fare tante cose, soprattutto anche sul fatto dei giovani, una cosa che è importantissima, perché i giovani oggi cioè, restano valori ideali, ma nella sostanza sono privi, sì, non hanno proprio tutto ciò che i soldi di anni e le pari. Quindi se vogliamo finire questa cosa. Chiedo scusa, se mi interrotto, chiedo quando scusa. Poi nasce a Seiano questo vescovo, Monsignor Arturo, il papà muore cadendo da un albero d'olivo, la mamma si sposta a Piano di Sorrento per cercare di tirare avanti la famiglia, lui studia, diventa parroco di San Michele Arcangelo, faccio notare Natale Michele Arcangelo, diventa parroco e diventa, esatto, ritorna. No, ma ritorna Michele Arcangelo, nella parrocchia in cui lui ha creato l'impasto per diventare vescovo. Va bene? Parte e va a Calvi, Teano Calvi invece che Teano Calvi a Pignatale Maggiore ha ordinato sacerdote Michele Natale, cioè le cose che ci girano intorno sono combinazioni, io mi piace pensare che non sono combinazioni, a divina provvidenza. Volute dal fato, si può dire? Sempre. Se lo dice la mente laica, il non credente dice il fatto. Oltretutto, la mente cattolica, cristiana, dice che c'è un'opera provvidenziale che regge. No, è regge, no. I vescovi titolari di mica è quello. Tutte e tre, sono tre. Noi ne abbiamo le copene che diciamo... A parte che è francese, ma tutte e tre sono francese. La Chiesa, quando fa cose, non è che va a leggere, va a bere, che hanno fatto... che è mandato tre volte sei vescovi. È un sindaco, è stato fatto 14 luglio al cielo francese. Sono andato in consiglio, come la giurare. 14 luglio 2016. Dopo la rivoluzione. Primo turno, secondo turno, poi la commissione si è presa una marea di tempo per controllare. E non ti ho detto che la mia esperienza non è ancora finita, perché c'è ancora un altro ricorso pendente al TAR il 22 novembre. Quindi. Poi qualche giorno ti sintetizzerò quello che mi è successo.